Pescheria Il Tarantino. Da noi ogni giorno solo il miglior pesce fresco, di tutti i tipi, per la tua tavola. E poi molluschi tarantini, crostacei, il servizio dedicato alla ristorazione e per il vostro domicilio. Solo su prenotazione. Il Tarantino, di La Rocca Giuseppina, in via Porto Vecchio a Crotone. Telefono 0962 90 16 33. Cellulare 338 39 84 667. Pescheria Il Tarantino. Abbiamo scelto di portare il mare sulla vostra tavola. Michele Affidato, Orafo. Lagani Car Center, strada statale 107, Rocca di Neto. Planet Arredamenti, la nuova galassia dell'arredamento. Da noi trovi le migliori marche di mobili, divani per il tuo relax, camere per bambini, le cucine più prestigiose. Inoltre produciamo per te il tuo materasso, perché il riposo per noi è molto importante. Planet Arredamenti, da 40 anni, il riferimento per chi di mobili se ne intende. Planet Arredamenti, di Michele Gironda, via Sottopalazzo, Ciro Marina, Crotone. Telefono 0962 31 358. Cellulare 333 57 19 379. Planet Arredamenti. Benvenuti nella nuova galassia dell'arredamento. Hotel Costa Elizabeth, una perla in Calabria. Tra le antiche colonie greche di Sibari e Crotone, in una delle più graziose ed incantevoli località della costa ionica, sorge sullo splendido ed incontaminato mare l'Hotel Club Costa Elizabeth. Una location esclusiva, dotata di centro salute, animazione, terrazze in ogni stanza. Il massimo del comfort e il massimo dei sapori in un connubio perfetto. Grazie ai suoi ristoranti eleganti e panoramici, sempre imbanditi in maniera splendida, potrai gustare i coloratissimi antipasti a buffet, specialità internazionali ed i sapori e gli aromi della gastronomia locale. Hotel Costa Elizabeth, strada statale 106, chilometro 291, Cirò, Crotone. Info e prenotazioni 0962 32 963, fax 0962 32 961, www.costaelisabeth.it. Hotel Club Costa Elizabeth. Vieni a scoprire la perla di Calabria. Beh, sicuramente manca in questo momento Ercole Villirillo, però ha già mandato un valido sostituto, diciamo così, ma più che sostituto un valido collaboratore, anche perché sono anni che loro viaggiano insieme per il mondo a portare la cucina marinara nel mondo, ma soprattutto la gastronomia in generale. Sta cercando di raggiungerci, perché avete visto prima dalle immagini, ancora a Milano, ma appena sarà qui Ercole Villirillo sarà anche lui a padroneggiare dietro questo bellissimo tavolo. Che cosa è stato preparato? Allora, questo, come dicevo prima, questo è un piatto che Ercole ha ideato per questo evento, il fatto dell'anniversario della Repubblica. Come vedi, una pasta tricolore, proprio per i colori della bandiera, una cernia, dei cubettini di cernia, delle cicale o pannocchie, diciamolo, per chi la conosce in altri dialetti, del pomodorino fresco. Abbiamo i tre colori
e questo è uno dei piatti che poi verrà guarnito con della mollica di pane tostata con della bottarga. Un piatto molto semplice ma da profumi intensi, che poi sarà coadiuvato in questo evento dal grande e carissimo amico Fofò, che oggi gli chiederò di ufficializzare un gemellaggio tra Calabria e Campania. Beh, io lo vedo qui, penso che possiamo chiamarlo in questo momento e farcelo confermare in diretta. Cosa ne pensi? È solo un onore averlo vicino. Se ci raggiunge così caramente, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie, buongiorno a tutti gli amici. Grazie. Sergio, grazie sempre della disponibilità. Insomma, chiede questo gemellaggio, si potrebbe fare oppure no? Guarda, questo gemellaggio devi sapere, carissimo mio nipote affettivo, che è una cosa fatta nella storia da millenni, quindi noi non dobbiamo gemellare niente, noi siamo gemellati nella cultura, nelle cose propositive, nelle cose belle, siamo sempre gemellati, quindi per me è un onore starvi oggi vicino in questa iniziativa, veramente sono soddisfatto, perché veramente stiamo facendo delle bellissime cose. Sarebbe retorica dire sempre solo cose belle, solo cose belle, ci sono anche tranquillamente dei problemi, delle cose che però gente operosa come noi risolve tranquillamente. Certo, però in grosse linee Casa Sanremo come sta rispondendo? No, guarda, veramente stiamo avendo dei complimenti da parte di tutti, gli addetti ai lavori sono soddisfatti, chi mi è venuto tranquillamente qui ad aiutare, come vedi Sergio, Ercole e tanti amici della Calabria che sono qui per portare non solo la propria terra ma anche il loro aiuto pratico, perché qui abbiamo una miriade di ospiti tra discografici, attori, musicisti, giornalisti, sono quasi 1600 accreditati, quindi avevo bisogno di un grosso aiuto, perché io col mio staff effettivamente ero traballante, quindi è soccorsa tutta l'Italia, e questo proprio in questi giorni dove effettivamente 150 anni di l'unità d'Italia, invece abbiamo dimostrato che siamo uniti già da molto, ma molto prima. Bene, queste le parole del grande Fofò, come lo stiamo chiamando. Continuate a rimanere con noi, perché qui a Casa Sanremo, oltre alla grande professionalità e alla preparazione di queste splendide persone, c'è veramente tanta umiltà che ci stanno trasmettendo un po' tutti, così come il grande Fofò e il buon Lerro Sergio. Nell'aria tiepida della periferia, amante libera, piena di fantasia, sembra più piccola degli anni che lei ha, curva come una virgola di una frase a metà, occhi che sognano. Con noi Cristiano Mangiogno. Cristiano, che dire di questo? Che dire di questo festival, un tuo commento, perché è importante per noi il tuo commento. Perché mi devi fare parlare ancora del festival? Hanno 7 giorni che parlo di Sanremo. Chiedimi, noi lo sappiamo, però adesso ti chiediamo questo per la nostra televisione, per gli amici che ti seguiranno anche sulla nostra emittente, dobbiamo farglielo questo regalo. Cosa ne pensi di questo festival? Siamo ormai all'ultima serata. Nazional Popolare, festival normale nella maniera più giusta, grande successo, bravo, ottimo direi Morandi, bella organizzazione. Cosina sugli ospiti, tipo Benigni? Benigni straordinario, invece non mi è piaciuto Robert De Niro, mia sorella non appena l'ha visto mi fa: ma Cristiano, era Robert De Niro quello? Non mi dire che era lui. Infatti mi sembrava un vecchietto buttato lì, uno che non parlava. Anche la mia amica Monica Bellucci non mi è piaciuta, era lì impacciata, non lo so. No, gli ospiti stranieri, gli attori, bisogna farli sognare al cinema. È vero. Cristiano, il nostro programma si chiama Incontriamoci in Tour. Ci regali un saluto? Beh, naturalmente un abbraccio a voi tutti da Cristiano Malgioglio. E la prossima volta, come si è vestito? E non è male. Beh, un look molto easy, facile. Ok? Grazie Cristiano. Giorni di cenere senza più dignità.